Damasco trema al suono di bombe e sparatorie. La guerra dilaga dentro la capitale siriana, fino a lambire ambasciate ed uffici governativi. La battaglia decisiva è lanciata, proclamano i rivoltosi. L'esercito risponde schierando elicotteri e mezzi corazzati e si parla di armi chimiche che gli Stati Uniti diffidano seccamente il regime dall'usare. Si profilano ore decisive per le sorti del presidente Bashar al-Assad. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha in agenda domani il voto di una nuova risoluzione per la Siria e l'inviato ONU Kofi Annan ha appena incontrato Putin a Mosca per ammorbidire il no russo a misure più severe, come ad esempio sanzioni economiche che vadano oltre il semplice dispiegamento di caschi blu. Io penso che per evitare anche vendette pesanti e incontrollabili, perché non è che tutti quelli che sono sul terreno sono controllabili, sarebbe bene che proprio la responsabilità internazionale creasse un corridoio per l'uscita di scena degli uomini del regime. L'emergenza umanitaria intanto si aggrava. Il numero dei profughi siriani all'estero, oltre 100.000, è triplicato in soli 3 mesi, denuncia oggi l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Gli appelli, come quello del movimento interreligioso Musalaha, a far tacere le armi ed avviare un dialogo prima che dilaghi il caos, se Assad non farà un passo indietro. Se avesse lui stesso provocato un vero cambiamento nel senso della democrazia, se lui stesso fosse stato il traghettatore della situazione siriana verso la democrazia pluralista, la verità siriana è quella di una società armonica, plurale, multiculturale, multireligiosa, e lui ne sarebbe stato l'eroe della democratizzazione siriana. Ha perso una grande occasione storica.